Ringrazio il generale Coltrinari che ci ha svelato anche l'enigma sulle occhi verdi del Largo Rosso. Chiedo di intervenire per un breve intervento Christoph Schauka, che è stato console a Milano, è uno storico, parla italiano meglio di me. E brevemente, so che devi andare via al treno in stazione. Grazie Christoph per essere intervenuto. Buongiorno a tutti, ringrazio tanto soprattutto gli organizzatori, l'amico dottor Sparafani che mi ha dato la possibilità di intervenire. Naturalmente sono nella delegazione polacca che partecipa alle manifestazioni in questi giorni ad Ancona e Lauretto, e naturalmente il mio brevissimo intervento sarà dedicato a un tema particolare, ma certamente veramente molto breve, perché voglio raggiungere la delegazione e dare anche un omaggio ai nostri soldati sepolti al cimitero di Loreto. Ringrazio tutte le autorità e il nostro console onorario qui ad Ancona. Tutti gli interventi che ho sentito dall'amico Campana, dottor Sparapagno, soprattutto generale che mi ha dato lo spunto per diverse riflessioni, ma soprattutto sul tema che volevo brevemente affrontare, veramente 5 minuti. Questa fratellanza d'armi, queste descrizioni che lei ha fatto sulla gentilezza dei polacchi, sul comportamento dei polacchi, che erano molto diversi rispetto agli inglesi e soprattutto francesi e poi altri, è un dato di fatto. Però è un dato di fatto che poi ha contribuito a un fenomeno poco noto, ma in qualche modo abbastanza tragico, che si è sviluppato dopo la seconda guerra, dopo la fine delle operazioni militari. Cioè il tema che ho ultimamente affrontato e che sto preparando un grande saggio, poi ci sarà anche un libro, un cosiddetto tema che riguarda i matrimoni misti tra i soldati ufficiali polacchi e le donne italiane. Un tema rimasto all'oscuro, si può dire. Ho segnalato anche questo tema a un grande professore inglese, Norman Davis, che adesso ha acquisito la cittadinanza polacca, perché ha una moglie polacca, ultimamente, 2 settimane fa, e sta preparando adesso un libro di circa 500 pagine sul secondo corpo polacco. E una grande parte riguarderà l'Italia, naturalmente, anche nel periodo del dopoguerra, fino alla smobilitazione. Perché il tema di questi matrimoni misti è importante? È importante perché qui ci sono i testimoni. C'è signora console Goraisca Visconti, che è figlia di questi matrimoni misti. C'è, ieri ho incontrato anche un dottor Dernowski, che è un altro esempio di questi figli, di questi matrimoni misti. E soprattutto è importante anche per la regione Marche, perché più di metà di questi matrimoni sono stati contratti dopo la guerra, dopo la fine delle operazioni belliche, proprio nelle Marche. L'altra parte in Emilia-Romagna e una piccola parte nella regione pugliese, dove c'era anche un accampamento grande, ospedali e anche una base di riserva del secondo corpo. E dico, questi matrimoni, che erano inglesi, polacchi e italiani, li hanno valutati per 2.800, 2.900, quasi 3.000, di cui si parla veramente poco, perché la loro sorte dopo la Seconda Guerra Mondiale, come può testimoniare anche dottoressa, era molto drammatica, molto tragica, per diverse ragioni. Perché? Perché naturalmente i matrimoni sono stati contratti dopo aver ricevuto, naturalmente i soldati polacchi, il consenso dei capi militari. Non era possibile durante le operazioni belliche, perché naturalmente i soldati dovevano essere adoperati per le battaglie, soprattutto dopo la fine delle battaglie, cioè dopo fine aprile 45. La metà, dico 1350, secondo le fonti che ho raccolto, circa più di 5000 documenti inglesi, soprattutto inglesi, polacchi, anche italiani, 1350 questi matrimoni sono stati contratti qui nelle Marche. La loro sorte dopo la Seconda Guerra Mondiale era
veramente molto tragico. Perché? Perché il secondo corpo polacco, come sanno tutti, naturalmente dico in modo molto approssimativo, è stato smobilitato in Italia tra giugno, si può dire tra giugno e settembre 1946, secondo la decisione adottata dal governo britannico, perché sappiamo che combatteva nell'ambito dell'ottava armata britannica, era considerato un esercito alleato alle dipendenze anche del governo britannico. Però non tutti i soldati sono stati portati in Inghilterra, dove poi si è fatto quello Polish Assessment Corps, per adattare i soldati alla vita civile. Una parte considerevole è rimasta in Italia, oltre settembre, oltre ottobre 1946, appunto circa più di 5.000 soldati, e una parte considerevole di loro erano proprio questi 3.000 soldati, quasi 3.000 soldati sposati con le donne italiane. Il comando polacco ha fatto 9 campi per questi soldati, mogli e poi i bambini, fino al primo gennaio 1947 sono nati già 1.000 bambini. 1.000 bambini da questi matrimoni misti. Più di metà di questi campi sono stati fatti proprio qui nelle Marche. 3 ad Ancona, o nelle vicinanze di Ancona, anche un elenco abbastanza dettagliato, ma non è il caso. Albergo Savoia, per esempio, Manicomio, per esempio, Falconara, Casermette Esino, poi Palombina, la frazione di Ancona e altre. E comunque, la trattativa proseguiva perché gli inglesi non li volevano accettare né in Inghilterra né nel Commonwealth britannico, perché consideravano loro i prossimi cittadini italiani, questi soldati, cioè li volevano smobilitare in Italia. Il governo italiano, De Gasperi, non accettava questa idea del tutto, perché naturalmente l'Italia aveva tanti problemi di sovraffollamento, di poche possibilità di impiego di alcuni soldati che non erano tutti proprio, non avevano tutti una professione, facile trovare un lavoro qui in Italia nel dopoguerra, che le difficoltà erano veramente molto, molto grandi. E così si sono concordati con gli inglesi e con i polacchi che saranno smobilitati in Italia soltanto quelli che hanno un impiego stabile. Però di quelli 3.000 quasi, impiego stabile avevano soltanto 200. Allora che cosa fare? Poi il tempo di smobilitazione gli inglesi hanno assegnato per il 1 maggio 1947. Il più grande campo era a Forlì, cioè nella Reggio Emilia, poi qui nelle Marche più di 1.350 soldati, più mogli e naturalmente i bambini. Che cosa fare? Era una situazione veramente, uno scambio di lettere tra inglesi, ambasciata britannica a Roma, comando polacco e governo italiano, e poi alla fine, dopo le veramente drammatiche situazioni, perché si è aggiunto un altro fattore, per fortuna si è verificato solo in minima parte, cioè tra quelli quasi 3.000 matrimoni misti celebrati sia dai cappellani militari polacchi sia anche nelle chiese italiane dai parroci italiani, perché sono stati fatti sia nel campo militare polacco sia normalmente presso le chiese italiane, intorno da 5 a 10%, probabilmente più vicino siamo al 5%, sono stati purtroppo i matrimoni celebrati doppiamente, cioè bigamisti, che i soldati certamente hanno lasciato i moli in Polonia e non avevano la sicurezza della loro sorte. E qui le cose si complicavano ancora di più per alcuni. Io personalmente ho conosciuto, essendo console generale a Milano, 2 famiglie italiane, certamente i figli che sono nati da questi matrimoni che poi sono stati veramente rivelati in matrimoni bigamisti. Ma anche queste, naturalmente, questi fatti succedevano. Naturalmente
tutto questo si verificava perché non ci sono stati contatti con la Polonia occupata prima, poi loro credevano che tutta la famiglia in Polonia fosse morta, e poi naturalmente per celebrare un matrimonio presso un cappellano militare polacco, anche presso la Chiesa italiana, servivano soltanto due testimoni, cioè praticamente due colleghi, due ufficiali, due sottufficiali. Certamente questo facilitava anche questa. E le persone che hanno rivelato questo fenomeno negativo erano proprio cappellani cattolici, cappellani militari polacchi, che poi si sono accorti che qualcosa non andava bene. Per fortuna era un fenomeno molto molto limitato, dico circa 5-6% su tutti, ma la tragica sorte di cui ho parlato, di questi matrimoni misti, è avvenuta proprio nel 47, quando si è rivelato che solo 200 di questi soldati avevano un impiego stabile. Il governo italiano non intendeva dare a loro permesso di soggiorno, cioè altri 2000 quasi 800 non avevano la possibilità di rimanere in Italia, perché il governo italiano riteneva loro come displaced person, cioè praticamente rifugiati. Qui paradossale che i soldati polacchi potevano essere ritenuti rifugiati, ma le donne italiane sul suolo italiano rifugiati? Questo è un paradosso che derivava da un'altra considerazione. Quando le donne italiane sposavano i polacchi, secondo la legge di cittadinanza italiana di allora, prendevano la cittadinanza del marito. E naturalmente i polacchi nel 47, la maggior parte di loro era sprovvista della cittadinanza polacca, perché è stata tolta a loro dal governo, si può dire già comunista, in Polonia. Così sono stati diventati senza patria, non avevano proprio la cittadinanza. E le donne italiane, sposando i polacchi, diventavano sul suolo italiano senza appoggio, appunto, appoggio. Per fortuna la questione è stata in qualche modo risolta dall'aiuto portato dal Pio XII, dalla Santa Sede, che parlando con moglie del presidente argentino, Evita Perón, ha assicurato circa 5.000 posti di lavoro in Argentina, cioè per 2.000 soldati più mogli e bambini. Allora, e nel luglio, da luglio fino all'ottobre, dicembre 1947, dalle Marche, dall'Emilia Romagna e anche da Puglia sono stati fatti 5 navi da Genova, e questi 2.000 soldati polacchi con le mogli italiane, con i bambini già nati qui su terra italiana. Dottoressa Gorajska è una delle persone che è già nato in Argentina, mi pare, no? A Roma. Ah sì, infatti. E sono gli esempi di questa operazione, proprio di questo fenomeno che si è verificato durante la guerra. Naturalmente ho fatto a memoria il mio piccolo intervento, ma volevo illustrare soltanto la ricerca, che sotto il livello sociale, sotto il livello di statistica anche, è molto importante. Naturalmente chiedo aiuto, eventualmente in futuro, nell'anno prossimo, si poteva organizzare anche una piccola conferenza, un dibattito su questo tema, e cercare nelle Marche di individuare proprio queste persone che durante la guerra hanno contratto matrimonio subito dopo la guerra e che poi sono ritornati, perché alcuni sono ritornati dall'Argentina negli anni 50, fino agli anni 50 sono ritornati qui nelle Marche e vivono ancora, i loro figli vivono ancora. Vi ringrazio molto, scusate che ho fatto tutto a memoria perché non avevo la possibilità di preparare a lungo il mio intervento. Spero che in futuro prossimo ci sarà anche il tempo per fare una cosa più dettagliata, più ordinata. Grazie tanto.